Ragazzi, ci siamo. Sony ha annunciato che Uncharted 4 uscirà anche su PC. Ma che sta succedendo? Sony sta impazzendo o è una mossa azzeccata? Ora proveremo a ragionare insieme e capire perché sta succedendo tutto questo. Ma prima vi invito a iscrivervi sul canale, premere sulla campanella e lasciare un like al video. Vediamo a noi. Sony ha già fatto uscire in passato Horizon Zero Dawn e Days Gone su PC e oggi ha annunciato che uscirà anche Uncharted. Molto strano per Sony, visto che ha sempre creduto sulle proprie esclusive e contiamo che Uncharted è una perla di PlayStation 4. Ma perché lo sta facendo? Secondo me dietro c'è una mossa di marketing e anche molto intelligente. Provo a farvi capire. Sony ha deciso di far giocare i propri titoli a quelle persone che non hanno mai giocato questi titoli. Perché? Perché non hanno una PlayStation in casa. Chi sono queste persone maggiormente? I PC gamer, chi gioca su PC. Quelle persone che sono convinte che il gioco su PC sia un gioco completamente diverso e che non gli interessa giocare su console. In questo modo Sony potrà fare provare i suoi giochi a queste persone per fargli rendere conto di che cosa in effetti si possono essere persi. Ovviamente andando incontro a quello che i PC gamer vogliono, quindi impostazioni grafiche più spinte, più personalizzazione e tutto quanto. La speranza secondo me di Sony è che queste persone, giocando magari un Uncharted 4, si affezionino al gioco e provando magari un Days Gone, stesso discorso, e quindi facciano il pensiero del tipo: ma se mi comprassi anche una PlayStation 5, così che in questa generazione non mi vado a perdere quei giochi che mi ero perso nella scorsa generazione perché non avevo la console in casa? E poi da cosa nasce cosa? Vi faccio un esempio di nuovo. Mettiamo che il ragazzo che ha sempre giocato su PC prova a comprare la PlayStation 5. Si comprerà il futuro Uncharted 5, ci farà una partita in multiplayer e da lì magari ecco che entra nella community. Entri nella community, trovi gente con cui giocare. Da cosa nasce cosa, poi si compra un altro gioco per giocare con l'amichetto che si è conosciuto su Uncharted 5 e così via. E intanto si è riusciti a spostare quella persona che ha sempre solo giocato su PC nel mondo PlayStation. Perché? Perché ha giocato quei giochi che prima erano solo esclusivi sul proprio PC. Quindi secondo me questo è puro marketing. Se ci pensiamo, Sony sì si sta togliendo delle esclusive buttandole su PC, ma si sta togliendo delle esclusive di una generazione che ormai non gli interessa più spingere. La generazione PlayStation 4 tutto quello che doveva dare ormai l'ha dato. Quindi come fare per sfruttare ancora questa generazione? Così, cercando di farla giocare ad altra gente per poi fargli comprare la macchina nuova. E io lo trovo una cosa geniale. È chiaro che se poi iniziassero a uscire giochi per PS5 anche poi su PC, allora tutto questo ragionamento che ho fatto se ne andrebbe a vacche e sarebbe completamente sbagliato, ma io credo che sia la cosa giusta. Bene, per questo breve video è tutto. Vi invito a dirmi la vostra, se siete d'accordo con il mio ragionamento o se avete altre idee. Potete scrivermelo qua sotto così possiamo discuterne. Se vi è piaciuto il video premete su like e vi invito di nuovo a iscrivervi sul canale. Grazie e al prossimo video.